scialurito e canto allegramente. Tutte le notti passo davanti e fare di rispetto eternamente. E più vi divertite e più ci divertiamo anche a noi. Mosso. Grazie. Stefano, prima parte di premiazione è riferita alla seconda edizione della Coppa Interprovinciale Calcio a 5 femminile che ha vinto il Valdese. Facciamo un applauso. Abbiamo tanti illustri ospiti e la cosa veramente ci riempie di gioia. Non vado in via gerarchica ma in via così come viene. Abbiamo perfino Mistretta che è il delegato regionale del calcio femminile, lo conoscete tutti, il professore Palma che è delegato attività sportiva da parte del rettore dell'Università di Palermo, la Mazza è già presidente del CONI regionale, diciamo, non ha bisogno di presentazione. E poi abbiamo Ciccio Galeotto che mi piace avere qua, che è un giocatore, a me non piace il termine ex, lui è un giocatore, perché ex chi è stato presidente lo è per sempre, chi è giocatore lo è per sempre. Quindi Ciccio Galeotto è un giocatore professionista di calcio. Stefano Zaitta lo conoscete benissimo, pure lui presidente del Comitato. Ignazio Antoleo non ha bisogno di presentazioni, penso che sia
Francesca abbia rappresentato e rappresenti ancora il calcio a Palermo, la storia del calcio, e certamente non è una cosa che scopriamo oggi. Tutti i miei collaboratori, tutti insieme qua per fare una premiazione collettiva, simbolica, rispetto a questa manifestazione di calcio femminile, che è un'attività che noi cercheremo sempre più di sviluppare, perché non è pensabile che un bacino importante come quello italiano conti veramente così pochi tesserati ancora. Molto è stato fatto a livello regionale, per cui non mi stretta, in questi anni, cercheremo di dargli una mano strutturando diverse iniziative già l'anno prossimo, per arrivare ad obiettivi importanti, che sono obiettivi che il calcio femminile merita assolutamente. Un grazie anche sentito, io faccio sia perché sono anche sia perché conosco i sacrifici che Laia fa per mandare a queste manifestazioni spesso anche gratuitamente i suoi associati, e io li ringrazio, ringrazio Marcello Terzo che è il vicepresidente sezionale, e inizierei a dare la parola al professore Paolo. Io devo dire che sono molto contento di essere qua oggi in questa struttura bellissima e con questo parterre, con il doppio scopo della finale del torneo femminile di cui stiamo parlando in questo momento. Come delegato alle politiche sportive di Ateneo devo dire che il rettore mi ha sollecitato moltissimo nei confronti dello sviluppo dello sport femminile in generale. Noi abbiamo avuto diverse studentesse nostre che hanno partecipato a campionati universitari con ottimi risultati, per cui dico, è una realtà che conosciamo e che supportiamo. Vi faccio i complimenti alle vincitrici del torneo e tocca al lupo per il futuro e per lo sviluppo di questa pratica sportiva del calcio femminile, che sempre di più dovrà essere implementata ed essere aiutata nella crescita. Grazie professore. Faccio intanto dei complimenti a voi ragazze che avete giocato e portato avanti questa disciplina sportiva. Io ho sempre creduto alle pari opportunità, tant'è che al CONI ho costituito proprio la consulta allo sport femminile, e tra l'altro ancora prima, oltre 20 anni fa, da insegnante avevo una squadra di calcio della mia scuola. Mi ricordo si faceva un po' di attività sia di calcio 5 ma anche di calcio 11, che oggi è sparita. Io oggi sono coordinatore di educazione fisica e l'attività dei campionati studenteschi di calcio è quasi inesistente. Allora io ho organizzato qui a Palermo un torneo di calcio 5 femminile intitolato Alessandra Siracusa, che è una figura importante per la città di Palermo e non solo, è stato anche un deputato della nostra Repubblica, e mi auguro al prossimo anno di poter organizzare un torneo con tante squadre di calcio 5 e calcio 11, perché secondo me lo sport deve partire dalla scuola se vogliamo rilanciare questa disciplina in federazione, eccetera. Però vi chiedo una mano, voi nelle scuole dove vi trovate dovete convincere i vostri insegnanti a iscriversi, perché oggi le scuole si iscrivono attraverso un portale, se il professore non fa l'iscrizione non si può fare nulla, e questo va fatto entro il mese di dicembre, quindi cercate di convincere il vostro insegnante a iscrivere la squadra della vostra scuola. Se non ci riuscite, attraverso il vostro tecnico chiamate a me e lo convinco io, va bene? Un bocca al lupo.